Uno dei passaggi fondamentali per ricostruire l'identità economica della città attraverso la pesca potrebbe essere poter venire incontro a tutti quei marinai, proprietari di pescherecci che ad oggi optano per la demolizione del proprio natante? Beh, ci sono delle misure. Le misure che il nuovo FEAMP, che saranno diciamo, a servizio dell'innovazione, a servizio della possibilità di sostenere anche la diversificazione da parte delle aziende e delle attività del mare. Il nuovo FEAMP non è solo il fondo sulla pesca, è il fondo sugli affari marittimi, e negli affari marittimi c'è una parte rilevante della diversificazione di quelle attività legate all'ittoturismo, legate alla filiera corta, legate cioè alla possibilità di migliorare la qualità della produzione del reddito con le attività di mare. Il distretto agroalimentare è uno dei punti di forza del rilancio di questa nostra regione. Siamo alla chiusura del vecchio ciclo di programmazione e possiamo dire di aver speso sostanzialmente tutte le risorse disponibili. Questo anche per scongiurare diciamo, tanti uccelli di malaugurio che in questi mesi si sono prodigati soltanto sulla scommessa su quanto avremmo perso. Ma io sono tra quelli che non è soddisfatto solo dal fatto che spendiamo i soldi, ci interroghiamo su come li spendiamo, anche per correggere limiti ed errori nella nuova programmazione. E contemporaneamente è stato approvato il PSR, ma assieme al PSR anche il nuovo FEAMP che riguarda la nostra regione per l'attività della pesca. Oltre 150 milioni di euro sono stati varati qualche giorno fa dalla Commissione europea, così come i 2 miliardi e 200 milioni per l'agricoltura. Insomma, l'intreccio di questi strumenti può rilanciare il nostro settore, sapendo che questo rilancio passa innanzitutto dalla trasformazione. Il grande valore della nostra attività non è dato solo sul sostegno alle attività, quindi dal prodotto agricolo a quello al sostegno ai pescatori in mare, ma ad esempio già nel settore della pesca bisognerà guardare alle attività del mare, cioè agli affari marittimi, così come ci dice oggi il nuovo FEAMP, e guardare alla filiera della pesca artigianale, che è la nostra risorsa principale, non solo nell'attività di pesca in mare, ma nell'attività a terra, cioè sostenere l'azienda della pesca nella sua filiera, nella sua complessità. Questa è una grande scommessa che deve sostenere il reddito, ma anche sostenere l'economia della nostra attività. Ma per fare questo ci sono alcune priorità infrastrutturali. Qualunque rilancio a Mazara del Vallo del settore della pesca passa anche dalla messa in sicurezza del porto, dalla possibilità di avere un porto navigabile, di avere la possibilità di essere utilizzato nelle ore del buio. Ho scoperto che in questo momento il porto è off limits per la inaccessibilità a causa della condizione di insicurezza legata all'illuminazione. C'è un problema del dracaggio, anzi voglio dire che fra una decina di giorni sarà varata il primo stralcio della gara d'appalto per consentire il dracaggio di una parte del porto, del canale, insomma, che poi può portare al cantiere le imbarcazioni, che oltretutto alcune di esse devono andare in disarmo. Questo è solo un primo pezzo dell'intervento, occorrerà fare un'opera più complessa di dracaggio, la messa in sicurezza, l'illuminazione, sono una serie di interventi che insomma, Mazara del Vallo è la capitale della pesca, però non può essere la capitale abbandonata delle infrastrutture portuali. Ecco, io in questo senso credo che tutti debbano fare la loro parte, la regione la sua, ma anche il comune e tutte le autorità che agiscono in questa città per rilanciare il porto come un porto diciamo, importante della nostra marineria. Parliamo di pesca mediterranea invece, la Sicilia si trova al centro del Mediterraneo, quindi un ruolo da protagonista che obbligatoriamente deve assumere. Questo ruolo attraverso appunto la blue economy, ecco, la proposta del distretto, la filosofia produttiva, questa è una via percorribile? Beh, non c'è dubbio che anche grazie a Giovanni Tumbiolo Mazara è all'avanguardia sulla strategia cosiddetta di filiera, cioè ha per tempo ragionato in termini di un sistema interno al sistema imprenditoriale locale, ma anche un sistema di relazioni con i paesi che si affacciano nel Mediterraneo.
perché il Mediterraneo è un mare di tutti, però è anche vero che la nostra flotta è una flotta prevalentemente di tipo artigianale e quindi la nostra pesca ha una caratteristica specifica rispetto alle flotte che attraversano il Mediterraneo. Allora, uno dei problemi che noi abbiamo è, sapendo bene che gran parte del pesce che consumiamo in Sicilia è paradossale, lo importiamo, cioè non è il pesce che pescano i siciliani, ma è il pesce che arriva nelle tavole siciliane pescato da altri. Allora, noi certamente dobbiamo migliorare la capacità di pescaggio, ma dobbiamo anche avere la forza di trasformare il prodotto, perché solo con la trasformazione del prodotto che peschiamo possiamo creare quel valore aggiunto che rende ricca l'economia della pesca. Quali sono le finalità di questa riunione? L'obiettivo della riunione di oggi, oltre al doveroso saluto al neo assessore all'agricoltura e pesca della regione siciliana, l'onorevole Antonello Cracolici, è quella di porre sul tappeto i brillanti risultati che sono stati ottenuti in ambito internazionale da Blue Sea Land, in maniera da uniformare le iniziative della regione siciliana ad una visione del sistema pesca e agroalimentare che riesca a fare uscire questi settori fondamentali per l'economia della Sicilia dallo stato di abbandono in cui versano ormai da troppi anni. Quale deve essere il ruolo della pesca nel sistema agroalimentare siciliano? Il ruolo della pesca nel sistema agroalimentare non soltanto siciliano, ma nazionale ed europeo è fondamentale, non solo perché ancora, pur così fortemente ridotta rispetto agli anni passati, la flotta peschereccia siciliana rappresenta una parte rilevantissima del patrimonio nazionale ed europeo, ma soprattutto perché la pesca può diventare, deve diventare di nuovo uno dei settori portanti dell'economia della nostra regione. Ma per far questo bisogna abbandonare la politica distruttiva che l'Unione Europea ha imposto nel corso di questi anni. I dati che abbiamo già illustrato del rapporto 2014, del rapporto annuale sulla pesca, quello del 2014, danno un'immagine veramente preoccupante dello stato della flotta siciliana, ridotto ormai alla metà rispetto a 2.800 barche rispetto ai 4.400 del 2000, ma soprattutto ridotta a non poter più pescare, cioè ad assolvere quel ruolo fondamentale per fornire la materia prima. Ora, quello che chiederemo oggi nell'incontro con l'assessore è che l'Unione Europea inverta la propria tendenza. La politica europea ha basato tutto sulla demolizione, sul meccanismo cosiddetto di demolizione dei motopescherecci. Non basta. Non basta soprattutto nel Mediterraneo. La Sicilia ha dato il massimo contributo, ma in termini di salvaguardia delle risorse ittiche del Mediterraneo, la politica europea deve tener conto che a pescare in questo mare non è solo la Sicilia. E la Tunisia, l'Algeria, il Marocco, la Turchia, cioè l'Egitto, la Libia, paesi che in questi ultimi anni hanno rafforzato moltissimo le loro flotte pescherecce. E la Sicilia non può competere rispettando le normative europee, fermo biologico, maglie, eccetera, eccetera, mentre tutti gli altri paesi non rispettano nessun tipo di regole. E allora il segnale che da questa riunione vogliamo dare è che bisogna modificare un rapporto con questi paesi per programmare assieme misure corrette di salvaguardia e di gestione della pesca, perché la Sicilia possa assolvere a quel ruolo fondamentale che ha da secoli, cioè quello di assicurare con la pesca un'economia forte della nostra regione.